Katia Ricciarelli. È sicuramente una delle protagoniste indiscusse del GF VIP 6. Un pezzo da 90 per il reality, visto che la cantante vanta una carriera straordinaria. La soprano ha accettato la proposta di Signorini e si è messa in gioco, entrando nel bunker di Cinecittà lo scorso settembre. In tutti questi mesi ha fatto molto discutere, a causa degli innumerevoli scivoloni di cui si è resa protagonista. Le sue esternazioni, al limite dell'insulto, soprattutto rivoltesi ai concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico, che in più di un'occasione ha chiesto la squalifica della Geffina. Comportamenti che però non sono mai stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte di Signorini e degli autori, che sembrano avere per lei un sorta di trattamento di favore. Insomma, il buon Alfonso non vuole certo perdere un pezzo da 90 come la Ricciarelli e pertanto si guarda bene, anche solo dal redarguirla in diretta TV. Ormai il pubblico si è rassegnato, visto che ormai manca poco meno di un mese alla fine del GF VIP. Detto questo, in molti si chiedono quanto guadagni la nostra Katia per partecipare al GF VIP. Insomma, quanto percepisce per insultare gli altri? Visto il personaggio e la sua immensa carriera, si presume che il cachet sia stratosferico. E pare essere proprio così. È vero che non si conoscono i compensi ufficiali dei concorrenti, ma pare che la nostra Ricciarelli si porti a casa ben 15.000 euro alla settimana. Una cifra stratosferica se si pensa che la cantante è all'interno della casa dallo scorso settembre. Di settimane ne sono passate parecchie. Stesse cifre settimanali che dovrebbero essersi portati a casa anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, altri pezzi da 90 di questo GF VIP. Compensi invece inferiori, ad esempio, per volti meno conosciuti come Gianmaria Antinolfi o il buon Tommaso Eletti, il primo eliminato di questa edizione e sparito dai radar. Per loro si parla di un cachet di circa 5.000 euro a settimana. Per Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, ad esempio, le cifre si aggirerebbero invece intorno ai 7.000 euro settimanali. Insomma, cifre di tutto rispetto, ma di certo non paragonabili a quelle riservate alla nostra Katia Ricciarelli. Forse non tutti saranno d'accordo sul compenso della Ricciarelli, visto che pare non essere molto amata dal pubblico del reality. Ne è stata una prova l'ultimo televoto, in cui i telespettatori erano chiamati a decretare la seconda finalista di questa edizione. Ebbene, la nostra Katia è stata votata solo dal 3% del pubblico, battuta alla stragrande dalla piccola Lulu, che è volata in finale, con oltre il 50% delle preferenze. Un bello smacco per la cantante lirica, che in questi giorni aveva riservato parole al veleno contro la Princess. Si potrà però consolare con un ricco cachet. Secondo voi, sono compensi troppo elevati? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.